quel giorno la ragazza pigra era corsa a casa con un biglietto d'invito in mano. Sorella, è arrivato l'invito al ballo, corri presto! Anche la sorella diligente fu molto felice di quella notizia e tutte e due cominciarono a prepararsi alla svelta. La ragazza diligente si mise subito il vestito che si era cucita da sola. La pigra invece, per quanti ne provasse, non era mai contenta. Perché non ho anch'io un vestito rosa come il tuo? Ma sua sorella la convinse a uscire in fretta per non arrivare in ritardo al ballo. Giunte al salone delle feste, si immersero subito in quell'atmosfera ricca di luci, musica ed eleganza tipica dei ricevimenti. La ragazza diligente si lasciò trasportare dalla musica e cominciò a ballare, mentre la ragazza pigra stava in piedi brontolando perché non le piaceva il vestito che aveva indossato. Di lì a poco la sua attenzione fu catturata da una chiave luccicante sul pavimento, la raccolse, se la nascose sotto la cinta e cominciò a vagare per i corridoi del palazzo. Poi, in una delle tante stanze che aveva visitato, vide un bauletto. Provò ad aprirlo con la chiave che aveva raccolto, ma la chiave non girava. Poi vide un'altra cassetta e provò di nuovo a infilare la chiave nella serratura, ma neanche quella si aprì. Infine, notò dietro di lei un vecchio armadio e raggiungendolo disse: «Ah, forse è la chiave di quel vecchio guardaroba, ma dentro non ci saranno altro che topi!» Ma ecco che, messa la chiave nella serratura, l'armadio si aprì. La ragazza pigra mise le mani nel guardaroba e cominciò a rovistare incuriosita. E proprio mentre diceva cosa potrà mai esserci, si trovò tra le mani un vestito meraviglioso. Stupita, provò a frugare di nuovo nell'armadio. Questa volta trovò una gonna fucsia. E anche se l'armadio sembrava vuoto, ogni volta che la ragazza pigra vi metteva le mani, apparivano altri vestiti. Non ci posso credere! Quest'armadio è magico! E mentre era tutta intenta a tirare fuori sempre più vestiti, la porta si aprì all'improvviso. Era la sorella diligente. Cosa fai qui? Di chi sono quei vestiti? Vedi questo guardaroba? Sembra infinito, anche se prenderò qualcosa non se ne accorgerà nessuno. Quei vestiti non sono tuoi! Non puoi prenderli! La ragazza pigra non diede ascolto a quelle parole. Era presa dall'avidità e voleva trovare a tutti i costi un vestito rosa. Ma ecco che si sentì un rintocco dell'orologio della stanza. Don! E l'anta dell'armadio si chiuse con dentro la ragazza pigra. Aiuto! Gridava disperata. La sorella, preoccupata, cercò subito di aprire l'armadio. Ti prego, aiutami, sorellina! Qui è tutto buio, non vedo niente! E mentre la ragazza diligente faceva di tutto per aprire, la chiave si spezzò e ne rimase un pezzo nella serratura. No! Disse la ragazza. Allora infilò le mani tra le ante dell'armadio e si mise a tirare con tutte le sue forze, finché finalmente l'armadio si aprì. La ragazza pigra poté uscire e le due sorelle si abbracciarono. Poi si allontanarono da quell'armadio infinito e lasciarono il palazzo senza nemmeno voltarsi indietro. Da quel giorno la ragazza pigra promise che non sarebbe mai più stata così avida e che non avrebbe mai più cercato di prendere delle cose non sue senza permesso. Papa.